Noi siamo in compagnia di Toni Cioli Puviani. Buongiorno e grazie per essere con noi, Toni. Buongiorno, buon fine settimana. Ciao Alexandra e ciao a tutti i telespettatori delle Fonti TV. Allora, Toni, parto con anzi, ti chiedo un commento sulla seduta di Wall Street. Stiamo vedendo comunque un rialzo dei titoli ciclici, in particolar modo le banche, insieme però con un rialzo dei rendimenti sovrani. Che cosa esattamente spinge questi due rialzi in particolare? Beh, sicuramente è importante il rialzo che sta facendo lo Standard & Poor's, anche il Nasdaq che ultimamente è sacrificato, qualche cosa sale, 0,40 al momento, c'è un po' di volatilità e il risultato da qui a stasera ovviamente può essere stravolto, anche lo stesso Dow Jones sta guadagnando mezzo punto percentuale. È un buon rialzo, specialmente in relazione a quello che era successo ieri. Proprio a quest'ora ieri gli indici stavano crollando e abbiamo visto addirittura lo Standard & Poor's Future arrivare a 100 punti in meno o 90 punti in meno dei valori di adesso. E questo è stato molto curioso per poi recuperare dopo le ore 17, ore 18, ore italiane, o a fine, nelle ultime ore della mattina, prima del pomeriggio americane. E questo è un po' l'elemento più importante, cioè questi mercati è vero che non stabiliscono più record storici, ma secondo me, insomma, è abbastanza anche normale che non si stabilisca ogni giorno un record storico per i mercati finanziari. Ma è anche vero che a ogni discesa viene comperata e quindi c'è una conflittualità molto forte tra due anime, qua un'anima che vuole in qualche modo consolidare i propri guadagni e cercare di portare a casa un qualche cosa, magari vendendo e facendo rotazione settoriale, e qualcuno che sempre e in maniera inevitabile pronto e disposto a comperare, per cui ogni discesa, anche forte e importante, viene ricomperata. Per quello che invece, visto che le domande erano due, riguarda i debiti sovrani, boh, diciamo che sì, c'è un rialzino, 1,64,60, proprio mentre parla di te, 1,65, 1,64,60, ma diciamo, guarda, io mi sarei aspettato ancora di più dalla borsa. Non oggi, oggi, ieri pomeriggio, poi sono andate bene, ma a fronte di questo T-Note che venerdì scorso era arrivato quasi a 1,74 come rendimento, e quindi abbiamo avuto una discesa abbastanza importante fino a 1,60, una ripresina adesso, per carità, che può dare un pelo di fastidio ai mercati, ma tutto sommato è stata una settimana con i rendimenti delle obbligazioni in discesa, e perché da 1,74 siamo a 1,65, leggermente in discesa, e quindi i mercati si vede che, contrariamente a quello che si poteva supporre, hanno snobbato questa diminuzione dei rendimenti e hanno continuato a rimanere nel trading range di indecisione, ma che sicuramente non parliamo di debacle. Non mi piace parlare di discese di borse, perché se noi andiamo a guardare il DAX tedesco, ad esempio, siamo quasi a 10.008, siamo sul record storico. La stessa America è a 50 punti dal suo record storico, 50-55, per cui neanche il 2%. Nasdaq invece è indietro. Ma le motivazioni, insomma, ci potevano stare, e tutto sommato anche questa tragedia delle obbligazioni, dell'inflazione si sta risolvendo, sembra risolversi benino. Poi ti dico la mia è così oggi, la mia è che questo delle obbligazioni sia stato un rimbalzo tecnico. Cioè, io non credo che le obbligazioni, il movimento importante che abbiamo visto la settimana scorsa e 2 settimane fa sulle obbligazioni, che hanno effettivamente portato i bond americani, ma anche il Bund, anche il BTP, anche gli oati francesi, cioè tutto il mondo delle obbligazioni sovrane, è un movimento tutto sommato coerente con la situazione attuale, perché e hanno portato, facciamo l'esempio del T-Bond, da 0,9 1% fino a 1,74.
Tutto sommato con un'inflazione programmata, dichiarata presto, insomma, dovrebbe essere del 2,4, ha detto Powell prossimamente, e quindi adesso cosa siamo? 1,4, 1,5, avere un rendimento che non ti copre appena l'inflazione e tutto sommato con un debito pubblico mostra, è sempre destinato a essere più mostro, con un attivismo ormai delle banche centrali, quello che sappiamo, ma non straordinario, tutto sommato secondo me sono parametri nuovi che ci stanno e quindi anzi secondo me i banchieri centrali firmerebbero di avere questi rendimenti e quindi tutto sommato adesso stiamo assistendo a un rimbalzo tecnico dei valori delle obbligazioni che però secondo me rivedranno i minimi almeno che abbiamo visto la scorsa settimana, e questo potrebbe riportare poco 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 di umore più negativo per le borse, ma tutto sommato, insomma, diciamo che secondo me c'è abbastanza tranquillità. Non sono su questi livelli ancora positivo, non credo che ci sia che si sia scesi in questa maniera così importante. Vive molto bene il nostro FTSE MIB italiano 24,4, vedo adesso di indice 24,370, il future che sconta già i dividendi sopra i 24.000 punti, quindi tutto sommato diciamo che le borse stanno dando grande prova. Assolutamente sì, tra l'altro stiamo vedendo un rialzo notevole anche per quanto riguarda i listini europei a partire dal DAX, come hai menzionato insieme al FTSE MIB. C'è un po' di ottimismo dopo i dati macro che abbiamo visto oggi, ma non solo, anche questo, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo accordo tra gli Stati Uniti e il Consiglio europeo, ovvero l'Unione europea, per quanto concerne la distribuzione dei vaccini in surplus degli Stati Uniti, però quando questo accadrà non si sa ancora, quindi non c'è a mio avviso motivo di troppo ottimismo. Però volevamo capire, da qua si parte con un trend rialzista o non si può parlare ancora? Mi riferisco sempre ai mercati europei. Sì, io no. Allora, io sorrido perché i mercati rimangono imprevedibili e voglio ricordarlo che io faccio delle congiunture assolutamente criticabili e possibile che non le prenda. Allora, no, l'Europa è in un bellissimo trend positivo, non è che sta partendo, è in un bellissimo trend positivo perché se vediamo solo il DAX, andiamo a vedere il DAX, quello che ha fatto nell'ultimo mese e mezzo ha fatto delle cose incredibili il DAX. Ad esempio è andato a fare il nuovo record storico venerdì scorso, giovedì scorso, sopra i 14,8, anche adesso mentre parlo siamo sui massimi assoluti. Se poi andiamo a vedere il FTSE MIB italiano, sappiamo che i record storici in Italia non li vedremo forse mai perché abbiamo 51.000 punti e ci sono vari motivi per cui siamo lontanissimi, ma in un contesto che esclude questi record storici straordinari del 2000 e poi rivisti a 44-45 vicini nel 2008, mi sembra. Ecco, se escludiamo questi picchi, l'Italia sta vivendo anche lei una buona stagione. Può darsi, può darsi, può darsi, non, che questo trend possa ancora tenere qualche settimana. Io personalmente, ma è un'idea mia bizzarra, ho la convinzione che quando finirà la pandemia, le cose andranno un po' peggio per i mercati finanziari. Non molto molto peggio, ma un po' peggio. Perché sostanzialmente i discorsi saranno rivolti a un po' di paura di inflazione e un po' a come le banche centrali in qualche maniera dovranno diminuire questa grande azione di politica monetaria che hanno cominciato già all'era Trump, già lo facevano senza bisogno. Poi da quando c'è cominciata la pandemia, per cui faccio riferimento a marzo
2020, con tutti i piani, tagli di tasse a mercato aperto, 2 volte l'ha fatto Powell a marzo dell'anno scorso, 120 miliardi di acquisti al mese per la Fed e moltissimi altri, anche la BCE. Ecco, probabilmente si comincerà a parlare di come smettere di dare iniezione della liquidità. Anche le grandi manovre fiscali che ha fatto Trump con i 1.900 miliardi del mese scorso, con quello che ha fatto la stessa Merkel, che ha di fatto sfruttato il fatto che non avesse il debito pubblico importante e ha dato dei ristori importanti a tutte le attività bloccate, lo stesso Regno Unito, il Canada, e insomma, bisognerà ripensare a questo nuovo sistema di denaro troppo facile, per carità, necessario, e forse i mercati finanziari potrebbero un po' riflettere e stornare qualche punto percentuale per poi impattare con l'economia nel pieno del vigore, come ci auguriamo tutti, e io sono convinto che il 2022, o forse già fino al 2021, troveremo un'economia importante, perché anche in Europa, fortunatamente, e quindi le borse potranno anche riprendere quel calo fisiologico, per me, ma è una mia idea, è un mio concetto e vale quello che vale, che potrebbe vedersi nei mesi estivi. Tony, intanto ti chiedo un parere sulle utilities, che in realtà non sono io, sto ricevendo messaggi di Carlo che vorrebbe sapere come sei posizionato su Enel e A2A, perché per la verità abbiamo visto un'ottima performance di tutti e due nell'ultimo momento, negli ultimi, ovviamente nelle ultime settimane per essere più precisi, però oggi Enel rimane sulla parità, A2A invece poco sotto la parità. Come sei posizionato? Adesso, Carlo, non so se ha seguito una vicenda dove mediaticamente un mese fa avevo detto, forse l'ho detto, l'ho accennato anche qui, l'ho accennato anche qui, ero andato long di Enel nel mio portafoglio a quota 7,80, le ho vendute ieri a 8,44, per cui esattamente al prezzo di adesso. Attenzione, Carlo, io le ho vendute perché avevo guadagnato 60, quasi un 8% in poco tempo e il tutto mi soddisfaceva. Avevo preso un po' di paura, ti spiego il perché le ho preferite vendere, ma non shortare. Attenzione, una cosa è fare un profitto, realizzare e accontentarsi, e una cosa è dire no, Enel non mi piace. L'Enel continua a piacermi, ma ho preferito venderle perché mi sono preso un po' di paura la settimana scorsa con questa storia dei tassi delle obbligazioni che continuavano a salire. E l'Enel, ce lo ricordiamo, ha sofferto 2 o 3 giorni questo aumento dei tassi, perché l'Enel è sensibile, avendo molti debiti e lavorando molto col capitale di terzi, a un eventuale aumento dei tassi. Quindi mi sono detto tra me e me: se i tassi ridiminuiscono e l'Enel ritrovano 8,50 euro, 8,45 euro, io realizzo, per poi magari ricavalcarla. Enel è l'azione mia preferita e mi piace molto il giochino di prenderla magari sotto gli 8 euro per accompagnarla a 8,40. Ciò non esclude, anzi, Carlo, che visto che le ho vendute possano andare direttamente ai 9 euro. C'è qualche problema legato ai tassi, qualche problema con Fiber, Open Fiber e TIM, che sappiamo che per la rete unica anche Enel è proprietario del 50% di Open Fiber, e qui insieme mi sembra la Cassa Depositi e Prestiti. Non voglio fare errori, magari a quest'ora del venerdì sera mi risento, ma non dovrei aver sbagliato. Qualche problema stanno litigando. Enel e le utilities le considero ancora degli anticiclici eccezionali. Hanno tenuto molto bene nel 2020 e quindi un po' di soddisfazione ce le hanno. Quindi la mia idea è che questi titoli, se tenuti in un portafoglio, eccetera, non si corre particolari rischi, almeno rispetto ad altri asset. Però, ho visto che ho questa idea che dicevo prima di un'estate o di un maggio un pochino più di ripensamento. Può darsi che valga la pena fare un altro giretto e andarla a riprendere a 7,60, 7,70, però
l'Enel va tenuta bene. Stesso discorso per l'altro titolo, per l'altro utility, e direi, così completiamo, mi piace sempre anche Snam, lui lo sa Carlo, se vengo qui Snam, più o meno lo stesso discorso, e ci aggiungerei anche Terna. Ci aggiungerei anche Terna, così completiamo le grandi utility italiane. Ecco, invece, come mai questi cali che stiamo notando negli ultimi giorni? Cali dove? Su Enel, per esempio, ieri bisogna dire che è stata una seduta molto molto volatile per quanto concerne la Infatti, performance di Enel. bravo, oddio, non ne siamo troppo ingordi, non siamo ingordi, troppo avidi, nel senso che l'Enel era 7,80 3-4 settimane fa, adesso a 8,40 fa dei cali, effettivamente, ma non ieri, forse l'altro ieri ha avuto qualche scossone negativo perché l'Enel è disturbata dai tassi alti. Quindi, siccome i mercati vanno a mode, la settimana scorsa c'era la moda che i tassi delle obbligazioni potessero scendere. Enel si finanzia tantissimo con le obbligazioni. E se le sue obbligazioni le emette che il tasso è 0,5-0,4, è un discorso. Se le deve emettere con il tasso a 2%, evidentemente il bilancio dell'Enel viene colpito. Quindi l'Enel è un pochettino, potrebbe subire questo. Ma parliamo di un titolo sfolgorante che è a 50 centesimi dai 9 euro che rappresenta il top. Insomma. Un titolo che ha corso, non storna mai, è una banca, una certa sicurezza, e va tenuta come cassettista sempre. Io sono un po' più un trader speculatore e ho provato a fare questo giro. Siccome Carlo me l'ha chiesto, probabilmente o qui o da un'altra parte avevo detto che le avevo comprate in maniera serena, ma senza voler spaventare nessuno, ho detto che ieri le ho vendute a 8,44, come è normale che io faccia, perché io compro e vendo, insomma, altrimenti non mi divertirei neanche. Giusto. Tony, invece, allora ci stanno arrivando altre domande, non lo so se avremo tempo. Io vorrei chiederti invece un parere su Atlantia, oggi in rialzo nonostante la maxi multa da 5 milioni, ovviamente non ad Atlantia, ad Aspi, però diciamo che avrebbe dovuto esserci un impatto anche su Atlantia. Sì, vedi, però Atlantia è un qualche cosa che puoi giudicare, è difficile giudicare sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista fondamentale. Io Atlantia la considero anche lei un utility, però sappiamo che ha i problemi che ha, dovuti anche alla vicenda di Autostrada, del ponte, allo smembramento, a chi la verrà a comprare quella parte e quelle altre. Quindi c'è un'aleatorietà importante sul titolo. Giudico però questo prezzo molto interessante, perché quando parliamo di Atlantia 16 euro si può prendere anche a 15 e mezzo. Giudico il prezzo interessante, però in un portafoglio normale non lo considererei un titolo da comprare come Enel, cioè nel senso che piccolo rischio che c'ha sempre questa azienda per le note vicende giudiziarie, per come sarà il suo nuovo asset sociale, c'è. E io ovviamente non so come potrà andare a finire. Quindi va bene, però non perché mi piaccia di meno, va bene però con una dose di rischio inferiore. Cioè con Enel puoi comprarla, Snam la puoi comprare, quella lì la puoi comprare, può fare anche di più, sicuramente può fare anche di più, però io la terrei con un coefficiente di ponderazione nel portafoglio di un 50% rispetto a una buona azione che ti piace. Va bene, ma comprane la metà, ecco. Allora, ultimissima domanda in meno di un minuto, se riusciamo. Nardi, Daniele ci chiede analisi Unicredit. Ciao Daniele, avevo visto. Sì, l'Unicredit sta vivendo una seconda giovinezza, nel senso che è un titolo così massacrato negli ultimi anni. Ecco, lì se te lo dico da analista di prezzo, ovviamente l'Unicredit è una banca che conosciamo tutti, che fa delle sorprese, eccetera. Però tutto sommato sembra non più maltrattata, non sembra più, Daniele, più maltrattata come una volta. Purtroppo, e qui chiudo,
Le banche dovranno superare il test di quando finirà la pandemia e quando finiranno le moratorie che non gli consentono di recuperare alcuni crediti verso società piccole, medie, liberi professionisti e lavoratori autonomi, che potrebbero dare delle nuove sofferenze globali importanti. Potrebbero, e penso di sì. E quindi ritornare quella banca un po' così e così. Quindi definisco, è un po' simile al discorso di Atlantia, discorso potenziale importante, cioè vedere una UniCredit a 14 euro tra 8 mesi, non mi meraviglierei, però coefficiente di ponderazione di quelle più ad alto rischio. Ottimo, grazie mille come sempre. Toni Cioli Puviani, buon Stato un weekend. grandissimo piacere. Grazie Toni.